Osho, dal libro Consapevolezza. L'uomo sembra essere nel presente, ma ciò è solo un'apparenza. L'uomo vive nel passato, passa attraverso il presente, ma rimane radicato nel passato. In effetti, per la consapevolezza ordinaria, il presente non è una realtà temporale. Il passato lo è. Il presente è solo un passaggio dal passato al futuro, un semplice passaggio momentaneo. Il passato è reale e così il futuro. Il presente non lo è. Per la consapevolezza ordinaria è qualcosa di irreale. Il futuro non è altro che l'estensione del passato. Il futuro non è altro che il passato continuamente riproiettato. Il presente sembra non esistere. Se pensi al presente, non riuscirai affatto a trovarlo, perché quando lo trovi è già passato. È solo un istante prima, quando non lo avevi ancora trovato, era nel futuro. Per la consapevolezza di un Buddha, per un essere risvegliato, esiste solo il presente. Per la consapevolezza ordinaria, incosciente, che dorme come un sonnambulo, il passato e il futuro sono reali e il presente è irreale. Solo quando ci si risveglia, il presente è reale e il passato e il futuro diventano entrambi irreali. Perché succede? Come mai vivi nel passato? Perché la mente non è altro che un accumulo di passato? La mente è memoria. Tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai sognato, tutto quello che hai voluto e che non hai potuto fare, tutto quello che hai immaginato in passato, tutto ciò è la tua mente. La mente è un'entità morta. Se guardi con la mente, non troverai mai il presente, perché il presente è vita e non si può affrontare la vita con qualcosa di morto. Non ci si può avvicinare alla vita con un veicolo morto. Non si può arrivare a contatto con la vita attraverso la morte. La mente è morta. La mente è del tutto simile alla polvere che si deposita su uno specchio. Più polvere si deposita, meno lo specchio è limpido e riflette. E se lo strato di polvere è molto spesso, come lo è su di te, lo specchio non riflette per niente. Ognuno accumula polvere. Non solo l'accumuli, ti ci attacchi, credi che sia un tesoro. Il passato è andato, perché ti ci attacchi? Non puoi farci niente. Non puoi tornare indietro, non puoi disfarlo. Perché ti ci attacchi? Non è un tesoro. E se ti attacchi al passato e pensi che sia un tesoro, di certo la tua mente vorrà viverlo e riviverlo in futuro. Il tuo futuro non può essere altro che il tuo passato modificato, un po' più raffinato, un po' più abbellito, ma sarà comunque quel passato, perché la mente non può pensare a qualcosa che non conosce, può solo proiettare ciò che conosce, ciò che tu conosci. Ti innamori di una donna e quella donna muore. Ebbene, in che modo ti metti a cercare un'altra donna? Sarà necessariamente una forma modificata della moglie defunta. Questa è l'unica via che conosci. Qualsiasi cosa farai in futuro non sarà altro che una continuazione del passato. Puoi fare qualche piccolo cambiamento, un rattoppo qui e uno là, ma la parte principale rimarrà la stessa, esattamente la stessa.
Quando Mulla Nasruddin stava per morire, qualcuno gli chiese: «Se ti fosse data un'altra vita, Nasruddin, come vorresti viverla? Faresti dei cambiamenti?» Nasruddin valutò a occhi chiusi, pensò, meditò, poi aprì gli occhi e disse: «Sì, se mi fosse data un'altra vita, mi pettinerei facendomi la riga in mezzo. È stato sempre un mio desiderio, ma mio padre ha sempre insistito perché non lo facessi. E quando mio padre morì, i capelli avevano preso un'altra piega, per cui non potevano più essere divisi nel mezzo. Non ridete. Se vi fosse chiesto che cosa fareste di nuovo nella vostra vita, fareste piccoli cambiamenti, proprio come questi: un marito con un naso leggermente differente, una moglie con una carnagione diversa, una casa più piccola o più grande. Ma non è niente di più che dividersi i capelli nel mezzo, cose banali, non essenziali. L'essenza della vostra vita rimarrebbe la stessa. L'hai fatto molte, moltissime volte. L'essenza della tua vita è rimasta la stessa. Molte volte ti è stata data una nuova vita. Hai vissuto molte volte. Tu sei molto, molto antico. Non sei nuovo su questa terra. Sei più vecchio della terra stessa, perché hai vissuto anche su altri pianeti. Tu sei vecchio come l'esistenza. Non può essere diversamente, poiché tu ne sei parte. Tu sei antichissimo, eppure stai ripetendo ancora e di nuovo sempre e comunque lo stesso comportamento. Ecco perché gli Hindu la chiamano la ruota della vita e della morte. È una ruota perché continua a ripetere se stessa. È una ripetizione. Gli stessi raggi vanno e vengono su e giù. Vanno giù e vengono su. La mente proietta se stessa. La mente è passato. E per questo il tuo futuro non potrà essere altro che il passato. E che cosa è il passato? Cosa hai fatto in passato? Qualsiasi cosa tu abbia fatto, di buono o di cattivo, questo o quello, qualsiasi cosa fai, crea la propria ripetizione. Questa è la teoria del karma. Se l'altro ieri eri arrabbiato, hai creato una potenzialità di rabbia, al punto da arrabbiarti di nuovo ieri. Per cui hai replicato la tua rabbia, le hai dato nuova energia, hai alimentato quello stato d'animo, lo hai radicato di più, lo hai coltivato. Ebbene, oggi rifarai la stessa cosa con più forza, con più energia, e domani sarai di nuovo vittima dell'oggi.